Noi parliamo di politiche pubbliche, spesso avendo in mente solo la PA come attore, mentre invece anche i privati, anche le aziende, anche il no profit sono attori di queste politiche, saranno chiamate a concorrere ai risultati del nuovo piano di ripresa e dunque i punti di contatto ci sono, anche perché quando valutiamo le politiche pubbliche, in realtà valutiamo pezzi di iniziative realizzate poi dai soggetti privati. Quindi, dal mio punto di vista, se ci sono forme di valutazione dentro le organizzazioni private, questo è tanto di guadagnato per la valutazione di politiche pubbliche, perché quelle autovalutazioni comunque informano la valutazione della politica. E poi credo che sia fondamentale un progresso, una crescita di competenze e di sensibilità anche rispetto al mondo privato su questi temi, proprio perché non vorrei usare questa espressione abusata, ma la uso perché questo è un paese che difetta di cultura della valutazione. È da circa 20 anni che i Il nostri titolo di tutti i congressi, congressi del Live. fin dal mio primo, che credo fosse boh, nel 98-99, Roma, non ricordo, mi pare che fosse il 99, e mi ricordo, ascoltavo Nicoletta Stame parlare di cultura della valutazione, come fa questa associazione a promuovere cultura della valutazione. Ora, non vorrei dire che siamo sempre lì perché sarebbe ingeneroso, però tutti noi, penso, nel nostro lavoro quotidiano, vediamo come ancora ci sia molto da fare. Ecco, mettiamola così, c'è molto da fare da questo punto di vista. Come associazione credo che possiamo ancora fare tanto e per come la vedo io, se nel mondo privato appunto cresce questa familiarità con la misurazione, ma anche con la spiegazione di ciò che avviene, con l'apprendere sulla base di quello che si è raggiunto, questo porta sicuramente contribuisce a creare un terreno fertile, ecco, perché la valutazione sia sempre più efficace e quindi sempre più utilizzata effettivamente. Io quando penso alla cultura della valutazione, ora al di là della retorica, ho in mente esempi molto precisi in realtà. Ho in mente una grandissima confusione che ancora riscontro, diciamo una grande confusione che ancora riscontro sulla valutazione della singola organizzazione, la valutazione di progetti, di iniziative e su questo anche la nuova normativa, parlo del terzo settore, non aiuta tanto. Ho in mente anche un'ambiguità su che cos'è impatto, quindi ho letto ultimamente contributi molto interessanti che aiutano a fare chiarezza, quindi sicuramente vedo uno sforzo in questo senso, però penso che sia un elemento da mettere a tema e penso che appunto occasioni di confronto come questa ci possano aiutare. Quindi è mossa da questa esigenza che ho detto sì, parliamone, proviamo a capire a che punto siamo e soprattutto se abbiamo dei punti fermi, quali sono invece le aree di ambiguità. Quindi il tema che io lancio ai nostri relatori è proprio quello di questo scambio tra la valutazione in ambito privato e la valutazione delle politiche pubbliche, cosa possiamo imparare l'una dagli errori dell'altra?
penso a quella storica che ha accumulato più errori, la valutazione delle politiche pubbliche. E quindi se avete voglia di darci appunto il vostro punto di vista su questo nell'ambito della vostra presentazione o dopo nel dibattito, insomma, penso che possa essere di interesse. Quindi io vi presento il panel qualificato di relatori che abbiamo oggi con noi e che appunto, come vedrete dai titoli, spaziano in ambiti diversi di questa valutazione nel settore privato e direi che possiamo partire con Simona Fortunati e a seguire Valentina Langella che guardano al mondo del welfare aziendale e anche qui già si intuisce dai titoli alle relazioni che il welfare aziendale ha con l'impatto sociale e con la sostenibilità, per poi proseguire con Davide Dalmaso e Giulia Alberio che invece affrontano il tema del rating degli interventi di housing sociale per chiudere con Renato Shenyan con la valutazione di impatto per la responsabilità sociale d'impresa. Quindi vi proporrei questo programma. Avete a disposizione tra i 10 e i 15 minuti. Erika ha promesso di essere implacabile e in modo da avere. Notoriamente sono, insomma, è noto che io sia Si sa, si sa. implacabile. Per poi Se ci avere. aggiungo soltanto che noi siamo un gruppo non numerosissimo, ma qualificatissimo, per cui il dibattito sarà gradito. Ora l'idea magari era quella di sentire prima le presentazioni e poi lasciare ampio margine per il dibattito, però insomma se ci sono domande molto, molto urgenti le accogliamo volentieri, insomma. Possiamo permettercelo, visto il numero di partecipanti, certamente. E allora io lascio subito la parola a Simona. Il tema che ho trattato è questo del welfare aziendale e della sostenibilità, e dunque della corporate social responsibility come strumento di promozione per lo sviluppo del territorio e della comunità. E, dunque, sappiamo che le imprese sempre più spesso includono la sostenibilità sociale, economica e ambientale nelle proprie strategie e attività, proprio per la creazione di modelli imprenditoriali in linea anche con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il welfare aziendale, dunque, si rileva uno strumento utile e molto importante della Corporate Social Responsibility come parte integrante della stessa azienda per promuovere iniziative di sviluppo territoriale e sociale e rispondere anche a quelle che sono le esigenze concrete della comunità. Il mio studio ha riguardato in particolare alcuni casi di aziende che si sono, diciamo, distinte per le pratiche di CSR e hanno appunto, adattato, queste pratiche anche proprio al loro modello, imprenditoriale. Dunque, sappiamo che il concetto di CSR si è evoluto negli anni e ha coinvolto sempre più soggetti e imprese che hanno implementato proprio in quest'ottica un miglioramento appunto sia sociale che aziendale. E una definizione ovviamente sulla CSR c'era già stata data nel 2001 dalla Commissione europea nel Libro Verde che l'aveva appunto definita come l'integrazione volontaria da parte delle imprese di preoccupazioni, no, sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali, nelle loro relazioni con gli stakeholder. La responsabilità sociale d'impresa ha appunto una rilevanza anche per lo sviluppo del territorio. Corporate Social Responsibility ha un legame molto stretto con il territorio di appartenenza. Infatti, caratteristiche fondamentali distintive di questo modello sono proprio anche quelle di voler creare tutta una serie di servizi che possano aiutare la comunità e le iniziative sociali che sono appunto connesse a questo.
questa. Questo aspetto sociale è fondamentale per il benessere dell'azienda, che con benefici che possono essere tangibili nel medio e nel lungo periodo. In questo anche la parte della comunicazione svolge un ruolo chiave. Infatti, una buona rete di network permette poi anche di conoscere le realtà attive sul territorio e portare a collaborazione progetti che riflettano quelle che sono le necessità delle parti coinvolte in questo appunto processo con vantaggi che possono essere appunto bilaterali. E sempre più imprese e organizzazioni apportano notevoli cambiamenti alla governance aziendale, andando anche a modificare il modo con il quale le imprese si pongono in relazione con il territorio e con l'ambiente. E queste modifiche hanno riguardato inizialmente l'aspetto prettamente organizzativo e strutturale, con strutture policentriche, come ad esempio l'apertura a nuovi mercati, allo sviluppo di tecnologie abilitanti che guidino l'impresa verso una domanda sempre più crescente di natura sociale. E dunque la dimensione sociale permea fortemente all'interno dell'organizzazione con processi sempre più contestualizzati che mirano a far raggiungere obiettivi prestabiliti. E dunque un'azienda deve, diciamo, in qualche maniera è importante che abbia la capacità di interagire con il territorio e con le esigenze evolutive aziendali affinché appunto innovazione e sviluppo possano diventare aspetti fondamentali ai quali tendere per proprio vedere migliorato anche la propria gestione ambientale. E dunque l'importanza, un cambiamento ecco, di paradigma sicuramente si rende necessario alla luce della domanda sempre più crescente di qualità dei servizi e dell'innovazione che le imprese intendono raggiungere per la competitività e l'integrazione con temi sociali, finanziari e con temi ambientali. E dunque l'azienda deve cercare di creare un vantaggio competitivo, ma allo stesso tempo deve saper gestire le dinamiche relazionali di impresa tali da poter individuare le aspettative dei soggetti e le dinamiche appunto stesse dell'azienda stessa. Dunque la responsabilità sociale del territorio deve perseguire obiettivi di coesione sociale, come abbiamo detto, interagire con i portatori di interessi locali per la ricerca di modalità relazionali e di relazioni efficaci tra i soggetti. E, nella strategia europea 2020 e nel piano d'azione di imprenditorialità del 2020 si fa riferimento anche a come la CSR possa essere un punto di partenza per l'inclusione della responsabilità sociale anche in riferimento alle PMI che devono essere sempre pronte a poter rispondere alle esigenze del mercato nell'ottica anche importante di trasparenza e eticità. Gli aspetti che sono andata a trattare in questo lavoro di ricerca sono stato appunto uno studio su 5 aziende che adottano pratiche di CSR. In particolare le aree che sono andata a individuare sono state nel lavoro di ricerca sono state quelle della governance, della comunità, dei lavoratori e dell'ambiente. E dunque le aziende che ho selezionato sono il gruppo Mastrotto SPA, Palma SPA, Box Marche, Mediagraph, Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella. E in quanto rappresentative del territorio che adottano pratiche di CSR. L'azienda della Gruppo Mastrotto SPA diciamo, si è impegnata molto anche sulla parte del CSR, anche a livello internazionale, e proprio si è distinta per le innovazioni tecnologiche che hanno permesso alla direzione di anticipare anche sul mercato le nuove tendenze in base anche alle richieste del consumatore. È particolarmente attenta alla governance aziendale, l'azienda è attenta a tutti gli standard delle certificazioni ambientali e di sicurezza dei lavoratori e anche all'attenzione alla salubrità degli ambienti di lavoro e anche si è dimostrata particolarmente attenta proprio in questo attraverso la progettazione e la realizzazione di un caricatore industriale interamente elettrico, il primo al mondo per la movimentazione delle pelli, perché l'azienda è impegnata a livello internazionale nella lavorazione delle pelli bovine e affini.
E proprio per l'ammaentazione delle pelli presenti in tutti gli stabilimenti produttivi. E si distingue proprio perché all'interno del proprio modello di business consolidato unisce l'attenzione per le esigenze della clientela anche a questa adeguata strategia di pianificazione e di miglioramento continuo nell'ottica della qualità. E la seconda azienda, la Palma SPA, è un'impresa artigianale impegnata nella lavorazione del legno. Anche qua valori come attenzione al sociale, ambiente e economia sono alla base della governance aziendale. Per la comunità l'azienda si impegna a creare valori sia per i dipendenti ma anche per i clienti in un'ottica di miglioramento continuo e importanti iniziative sono state adottate volontariamente per valorizzare i dipendenti, la qualità dei prodotti e la qualità del territorio e dell'ambiente. Da anni l'azienda redige il report di sostenibilità proprio per far conoscere a tutti gli stakeholder gli impegni intrapresi sia per il sociale ma anche quelli proprio per il territorio. E è importante, ha adottato i più recenti metodi di rendicontazione per la sostenibilità. E l'azienda poi si adopera per ridurre anche tutti gli impatti ambientali legati al ciclo di lavorazione. E una cosa interessante è la dichiarazione del presidente che ha fatto in un'intervista dove dice: così come una pianta va curata affinché porti buoni frutti, anche la responsabilità sociale va coltivata con continuità in modo che i suoi frutti possano essere raccolti da tutti coloro che sono nell'impresa o con l'impresa vivono. E mi è sembrata una dichiarazione, insomma, l'ho voluta riproporvela perché mi sembrava una dichiarazione importante. La terza azienda, la Box Marche SPA, è un'azienda che si trova a Corinaldo, in provincia di Ancona, e opera sul packaging personalizzato, realizza packaging e progetta packaging. E qui è molto, i valori su cui si basa l'azienda sono molto elevati, dunque un'alta attenzione alla clientela, l'importanza della partnership, la centralità dell'impresa e Anna, dell'organizzazione. la fermo un secondo, Sì, sono passati 10 minuti, per cui le chiederei qualche vado nella minuto conclusione. in più. Grazie. E qui è importante proprio perché l'azienda sviluppa processi anche attraverso il metodo Kaizen, dunque del miglioramento continuo per la qualità dell'azienda stessa. Anche qui, come nella quarta azienda, nell'azienda successiva, la quarta azienda, la Mediagraph SPA, anche qui abbiamo un'elevata attenzione ai valori per la valorizzazione dei dipendenti. Rispetto della legalità, della correttezza e della trasparenza delle informazioni, molto importante la cooperazione per tutti coloro che vogliono perseguire questi obiettivi fissati dall'azienda stessa. E poi l'ultima azienda che ho analizzato è la cooperativa sociale Cascina Don Guanella, che anche questa opera attivamente nel territorio attraverso l'auto-organizzazione da parte dei cittadini e la partecipazione attiva dei soci lavoratori e sta avviando dei percorsi di integrazione socio-lavorativa di soggetti che si trovano in difficoltà. E dunque anche questa è un'azienda dove la qualità, la semplicità, come appunto si nota dal lavoro che svolge, sono proprio gli ingredienti, proprio questa è la dichiarazione che fanno, gli ingredienti dei prodotti, proprio perché tengono molto a questo aspetto. Dunque, dall'analisi conclusiva e dall'analisi comparativa multipla di queste aziende, dunque si può evincere che c'è un'attenzione molto forte appunto a questa trasparenza, a questa chiarezza delle informazioni e questa importanza della crescita professionale dei dipendenti, ma anche questa comunicazione con gli stakeholder. Dunque, sono la promozione di progetti sociali e di iniziative a favore del territorio e della comunità è molto elevata e dunque si va sempre verso un miglioramento e una continua collaborazione con la comunità e il territorio. E diciamo che c'è anche una particolare predisposizione all'attenzione per l'ambiente, dunque a tutte le pratiche di riduzione dell'impatto ambientale. E diciamo che questa è stata una prima fase della ricerca, e poi la fase successiva di una ricerca si svilupperà anche attraverso informazioni che verranno raccolte magari con indagini semistrutturate più approfondite oppure con interviste dirette e con questionari proprio per andare a dettagliare un'analisi più specifica sia sulle nuove iniziative o comunque su casi di studio più specifici in base alla natura delle relazioni e delle correlazioni emergenti.
Grazie, grazie molte Simona. Se non ci sono domande urgenti, beh, io una domanda urgente ce l'ho perché non ho colto. Qual è il territorio di riferimento di queste? Allora, il territorio è praticamente diciamo, si trovano appunto in Italia e sono, allora, abbiamo detto, la prima si trova a Vicenza, Ah, sono territori diversi. sì, la Vicenza nelle Marche, l'altro due nelle Marche e l'altro in provincia di Lecco. Ok, grazie molte. Grazie a voi. Cinzia, allora andiamo, diamo la parola alla dottoressa Angela, giusto? Valentina Angela. Perfetto. Quindi dicevo, sono Valentina Langella e io lavoro in Altis, l'Alta Scuola di Imprese e Società dell'Università Cattolica, ma oggi sono qui in qualità di rappresentante di Social Value Italia, il network italiano che si occupa appunto di valutazione degli impatti sociali. E proprio per questo motivo volevo iniziare proprio a introdurvi Social Value Italia. Tra di noi si cela anche il presidente di Social Value Italia, Davide Dalmaso, quindi siamo in più rappresentanti, però appunto ci tenevo per chi non ci conoscesse a dare giusto alcune informazioni generali sull'associazione. Perché Social Value Italia appunto è un'associazione che è nata nel 2015. Su iniziativa di un gruppo di organizzazioni, appunto possiamo anche definire in un certo senso pioniere sul tema della misurazione di impatto in Italia, e che appunto hanno deciso di iniziare questo percorso in affiliazione con l'organizzazione internazionale Social Value International, il network che probabilmente conoscete sulla misurazione dell'impatto sociale, che a suo tempo ha anche lanciato la metodologia SROI, infatti quando si chiamava SROI Network. E la missione di Social Value Italia è quella proprio di promuovere la cultura, come dicevate anche prima, giustamente della valutazione, della misurazione del valore sociale, sia nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche dell'organizzazione del terzo settore e delle organizzazioni private, gli enti filantropici e tutti gli operatori, diciamo, economici e finanziari. E quindi per fare ciò realizziamo diverse iniziative. Quindi queste vanno da corsi di formazione, appunto sullo SROI o su argomenti afferenti comunque alla misurazione di impatto, o anche webinar di informazione, di promozione di percorsi e di progetti riguardanti appunto il valore sociale. E poi facciamo anche attività, abbiamo svolto anche nel passato recente attività di advocacy verso appunto la pubblica amministrazione, verso la società italiana, proprio per promuovere iniziative e attività che riguardano il valore sociale. E oltre a questo, ovviamente, facciamo anche attività di progettazione di policy di misurazione su specifici ambiti di interesse. E quindi, innanzitutto, vi invito poi a visitare il nostro sito per avere maggiori informazioni sia sui soci, che di anno in anno aumentano di numero, ma anche appunto sulle diverse iniziative. Perché proprio una di queste iniziative di cui parliamo oggi, infatti parliamo proprio di un lavoro che stiamo realizzando insieme a Percorsi di Secondo Welfare, Altis e Avanzi sul tema del welfare aziendale. Questa iniziativa è nata a seguito di un workshop che avevamo realizzato, che si intitolava Welfare integrativo e valutazione di impatto sociale. E era un workshop appunto organizzato da Social Value Italia insieme a Impronta Etica, tenutosi a Bologna nel 2019. E a seguito di questo workshop avevamo registrato un forte interesse proprio sul tema della misurazione di impatto sociale nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale. E quindi, proprio a seguito di questo incontro, si è creato un gruppo di lavoro, proprio costituito da Social Value Italia, Percorsi Secondo Welfare, Altis e Avanzi. E questo gruppo di lavoro nel 2020
tra l'aprile e l'ottobre del 2020, ha iniziato ha realizzato un'indagine, proprio una survey, che era volta appunto a delineare quelle che potevano essere un po' le caratteristiche e le aspettative, ma anche le pratiche stesse di valutazione di impatto delle iniziative e dei piani di welfare aziendale. E questa, l'elaborazione dei dati insieme anche ad altri contributi poi sono confluiti in una pubblicazione, un position paper che appunto è intitolato proprio la valutazione di impatto sociale come elemento costitutivo dei piani di welfare aziendale. E questo lo trovate anche appunto sul sito di Social Value. Proprio volendo entrare un attimo nello specifico dell'indagine che abbiamo realizzato, appunto, come vi dicevo, l'indagine è stata svolta attraverso una survey online che è stata appunto diffusa attraverso i canali di comunicazione delle diverse organizzazioni che promuovono questa iniziativa. E appunto il questionario era diviso in diverse sezioni. Queste sezioni appunto riguardavano un po' nello specifico innanzitutto l'inquadramento delle politiche e delle attività di welfare aziendale delle aziende coinvolte, poi le pratiche di monitoraggio e di valutazione di queste iniziative e proprio l'approccio alla valutazione concentrando l'attenzione appunto sulla misurazione di impatto. Da questa survey abbiamo raccolto, in quel periodo che vi dicevo, tra l'aprile e l'ottobre del 2020, 56 questionari completi. Vi faccio una breve panoramica appunto dei risultati che abbiamo evidenziato. Di queste 56 aziende, circa la metà dei rispondenti lavora in un'area aziendale che afferisce alla gestione delle risorse umane e quindi solo invece il 13% proviene proprio da una unit specifica che riguarda il welfare aziendale. E già questo è un primo risultato, diciamo, per quanto riguarda appunto la diffusione del welfare aziendale. Inoltre, si evidenzia che il panorama delle imprese che hanno risposto era concentrato principalmente nel nord del paese, in particolare poi in Lombardia, probabilmente appunto una delle aree in cui queste iniziative sono più evidenti, e poi l'Emilia-Romagna. Il primo risultato appunto che emergeva da questa survey è proprio rappresentato dal fatto che il welfare aziendale per oltre la metà delle aziende rispondenti viene interiorizzato proprio attraverso un piano di welfare aziendale strutturato e anche in associazione una vera e propria politica ad hoc. Per quanto riguarda invece le tempistiche di attivazione dei piani di welfare, sicuramente si è avuta un'accelerazione a partire dal 2016. Questo perché il 2016 coincide con l'anno in cui il legislatore, attraverso appunto la legge di bilancio, aveva previsto una serie di agevolazioni fiscali per appunto le azioni di welfare aziendale. Passando a guardare un po' più nello specifico, come dicevamo, le tipologie di iniziative di welfare aziendale realizzate dai rispondenti, vediamo che queste coprono ormai un ventaglio abbastanza ampio di ambiti che vanno appunto dalla sanità integrativa per il 60% alla previdenza complementare oppure strumenti di gestione della flessibilità oraria e anche erogazioni in natura in gran parte. Inoltre abbiamo visto che appunto soprattutto recentemente in una società in continua trasformazione e appunto come la nostra proprio in termini sia di bisogni ma e di dinamiche familiari il ruolo del welfare aziendale è sempre più visto come una vera e propria integrazione rispetto a quella che è l'offerta pubblica di servizi, quindi non solo per il lavoratore, ma anche per altri stakeholder. Quindi anche più della metà dei rispondenti dichiara proprio che il welfare aziendale
è aperto nel loro caso anche alle famiglie dei dipendenti, quindi un'attenzione che va al di là del lavoratore stesso, ma che accorpa anche il suo cerchio familiare. Allo stesso tempo, dalla Sarve appunto appare crescente anche il coinvolgimento di soggetti esterni, quindi quali provider o consulenti. Quindi infatti vediamo dai dati che i provider, ossia quelle società private che si occupano di sostenere, quindi di essere di interfaccia per le aziende per realizzare le varie fasi, sia di progettazione, di azione e di implementazione di interventi e dei piani di welfare, più del 43% delle imprese rispondenti utilizza appunto i provider sia nella fase di progettazione che nella fase appunto di implementazione dei servizi. Quindi dopo aver fatto questa breve panoramica sui piani riguardanti i piani e iniziative di welfare, Anche per te sono passati 10 minuti. ok, cerco di andare più veloce. Abbiamo appunto chiesto quale fosse l'approccio e il monitoraggio di questa attività e quindi una prima tipologia di monitoraggio utilizzata è stata dichiarata come quella riguardante la soddisfazione dei dipendenti. Infatti, quasi la metà dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare appunto proprio come mezzo per monitorare i servizi di welfare il coinvolgimento dei dipendenti e quindi l'analisi della loro soddisfazione con cadenza annuale e attraverso survey e feedback. Invece, lo strumento di analisi di clima, appunto per cercare di comprendere come le persone effettivamente vivano i diversi servizi e le diverse prospettive riguardanti il welfare aziendale, è utilizzato circa da un terzo delle aziende rispondenti. Anche in questo caso la cadenza è annuale e anche in questo caso la modalità, lo strumento che viene utilizzato è la survey. Passando però invece al cuore del problema, in certo senso, quindi dalla misurazione di impatto sociale dei piani di welfare aziendale, si riscontra invece che la strada da percorrere, diciamo, è ancora lunga, perché solo il 13% dei rispondenti, ossia i rappresentanti di 8 delle aziende rispondenti, ha dichiarato di realizzare proprio attività che riguardassero la misurazione dell'impatto sociale. Anche in questo caso per attività di monitoraggio e di valutazione annuali, proprio per andare a vedere gli effetti dell'attività di welfare aziendale. Quindi abbiamo chiesto anche quale fosse il motivo a fronte di questa scarsità di applicazione di misurazione di impatto e quindi quali fossero le ragioni della mancata realizzazione di questi progetti. E la risposta ovviamente non riguarda, non va tanto ricondotta nella mancanza di interesse, ma principalmente nella percezione di Io non sento più Valentina. Valentina, No, non ti sentiamo. te l'abbiamo perso. eccomi, mi si era disattivato l'audio, Ok. scusatemi. Quindi dicevo che la mancanza di utilizzo di queste attività di misurazione non riguarda tanto l'interesse a queste, ma principalmente la mancanza di conoscenze e strumenti, soprattutto da un punto di vista di gestione del processo, e anche la mancanza di risorse economiche. Quindi, appunto per coloro che invece realizzano una misurazione di impatto, gli obiettivi riguardano sia un'ottica interna, quindi di comunicazione con i beneficiari, sia un'ottica di programmazione strategica e di comunicazione verso i stakeholder, quindi un'ottica di rendicontazione. Allo stesso tempo, gli effetti che appunto vengono raggiunti attraverso l'analisi dei impatti in termini di benefici sono stati definiti come prima di tutto il senso di appartenenza da parte dei dipendenti, poi l'impegno e la dedizione, la produttività e anche la capacità di attrazione di talenti, e quindi oltre ovviamente che ricadute sul territorio e sulla comunità. Quindi vado brevemente e velocemente verso le metodologie applicate per la misurazione, anche perché
La maggior parte dei rispondenti dichiara di utilizzare l'analisi costi-benefici e quindi e la teoria del cambiamento. Probabilmente l'analisi costi-benefici è utilizzata più per quelle azioni che possono essere facilmente monitorate da un punto di vista economico, mentre invece la teoria del cambiamento è, diciamo, si differenzia per appunto dare monitorare un processo più logico rispetto alla valutazione degli impatti e quindi il racconto di quelli che sono gli effetti delle azioni sui propri beneficiari. Da ultimo, appare interessante appunto l'utilizzo dell'analisi di impatto sociale per le azioni di welfare aziendale, il fatto che la restituzione dei risultati è unicamente un documento a uso interno, quindi non viene poi utilizzato anche in termini di comunicazione. Ciò perché appunto dimostra un po' che la misurazione di impatto è ancora un fenomeno chiuso all'interno del mondo aziendale e quindi le organizzazioni le utilizzano in termini strategici, considerando appunto non considerandolo ancora un vantaggio rispetto al territorio, un vantaggio competitivo rispetto al territorio e rispetto agli stakeholder. Come vado velocissima dicendovi che appunto i risultati di questa survey ci hanno proprio evidenziato la mancanza, diciamo, che la strada è ancora lunga da percorrere. Per questo motivo Social Value Italia ha lanciato una call for action tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e quant'altro, proprio per cercare di creare anche delle linee guida che possono appunto favorire la diffusione e della valutazione nell'ambito del welfare aziendale. Da questa call for action è stato attivato un tavolo di lavoro ampio, multi-stakeholder, come vedete anche dai nomi dei partecipanti, e quindi composto da diversi rappresentanti sia di imprese, centri di ricerca e quant'altro. E quindi questo gruppo di lavoro ha iniziato a ragionare insieme attraverso una serie di incontri per cercare appunto di fare rete, fare sistema e evidenziare quali potessero essere le misure, le prassi e anche le risorse da investire appunto nel tema della misurazione di impatto. Il lavoro è ancora in fase di realizzazione, quindi si è sviluppato attraverso una serie di incontri che sono proprio andati a vedere attraverso una serie di tematiche quali potessero essere una sorta di simulazione anche di quelle che sono le fasi tipiche di una valutazione di impatto. E a seguito di questi incontri, appunto, il gruppo di lavoro adesso sta lavorando per mettere a sistema queste informazioni emerse durante questi lavori di gruppo. E il gruppo di lavoro sta realizzando in questo momento delle linee guida che possano appunto orientare e accompagnare le imprese nel definire e implementare sistemi di valutazione di piani di welfare aziendale, tenendo conto delle ricadute su lavoratori e lavoratrici, anche sugli stakeholder e su tutto il territorio. Quindi non mi resta altro, e chiudo appunto, che darvi Grazie. l'appuntamento a quello che sarà l'evento proprio di presentazione di queste linee guida. E per maggiori informazioni e maggiori dettagli, vi lascio anche i riferimenti dei referenti del gruppo di lavoro. Vorrei giusto fare un flash proprio per non perderci subito il collegamento con il tema che lanciavo all'inizio, che è a noi caro, quindi di questo confronto tra il mondo pubblico e privato, perché per quanto è evidente questa survey avendo una finalità esplorativa, come giustamente è stato esplicitato, e quindi avendo anche dei numeri, insomma, contenuti, però nonostante ciò, quindi al di là dei numeri e delle percentuali che ovviamente devono essere prese con le pinze, trattandosi di un campione così ristretto, credo che ci dica una cosa interessante per noi valutatori delle politiche pubbliche è che dentro le aziende l'attenzione è
e l'utilizzo degli strumenti di valutazione, come in questo caso, è fatto con una finalità interna. Quindi questo emergeva da diverse risposte, quindi per quello dico, quel risultato secondo me lo possiamo prendere perché le risposte sono abbastanza coerenti tra i risultati raggiunti, le finalità esplicitate, eccetera. Questo mi colpisce perché invece se dovessimo pensare al mondo del pubblico e a quello che sappiamo dell'utilizzo delle valutazioni dentro le pubbliche amministrazioni, si fatica ancora ad utilizzare le valutazioni per miglioramenti interni, mentre invece prevale spesso un'ottica di accountability. Quindi questa secondo me è una di quelle cose che il pubblico può guardare, imparare dal privato. Lo dico perché anche dalle indagini fatte sull'utilizzo delle indicazioni di policy fornite dal valutatore c'è ancora molto, molto lavoro da fare. Sono Vincenzo Lorenzini, il nostro super esperto di performance che vuole. Sì, Vincenzo, qui. vuoi dire una parola breve? Ci siamo lasciati i commenti alla fine, ma se hai un flash rapido, vai No, volentieri. io mi scuso perché mi sono collegato in ritardo perché ho avuto un chiamato. Questa era una sessione che mi poteva interessare anche se dal programma non si capiva se non dalla coordinatrice, la mia amica Erika Melloni, tant'è che mi ero segnato nel programma di seguirla. No, in effetti ho seguito non tutti gli interventi, ma quello di Valentina Langella l'ho seguito meglio e volevo solo chiedere, diciamo, l'indagine che voi state facendo e la mappa quindi dei soggetti che avete indagato secondo questa vostra ricerca è molto disomogenea, secondo quello che ho visto dall'elenco. E non so come sia possibile portare a frutto un'analisi di, voi la chiamate di impatto, ma di diciamo, l'effetto funzionalità, efficacia, efficienza del sistema in atto, se i sistemi sono molto diversi tra di loro. Se non c'è un'omogeneità o di rapporto di lavoro o di contiguità nelle procedure di produzione o di vendita, a seconda di qual è il tipo di azienda privata, in questo caso, come avete detto, e però ho visto c'erano sia private che pubbliche, ma con un approccio che Valentina caratterizzava per essere di tipo, diciamo, conoscitivo, ma non impattante su per esempio, la retribuzione, non c'era un aggancio preciso a un contratto anche se aziendale con premialità. Nella ricerca dei talenti, altra fase che mi ha colpito e finisco, io dico che tutti i talenti, lo dico da tempo, devono essere comunque messi a frutto in un'azienda che va verso la resa migliore, non solo i talenti premiati perché talentuosi, ma tutti i talenti, qualsiasi essi siano, a livello in cui si riesce un buon programma di sviluppo delle risorse umane si colloca. Grazie. Ma seguirò e Valentina vuoi apprezzo. rispondere Posso adesso o ti rispondere? lasciamo per le conclusioni? Che dici? Rispondo adesso brevissimamente perché così temo se no dopo di perdere dei pezzi, però cerco di essere brevissima. Innanzitutto sono d'accordissimo con la questione dei talenti, nel senso che poi per ogni tipo di organizzazione e attività ci sono diverse tipologie di talenti e si possono avere diverse valorizzazioni dei soggetti. Per quanto riguarda la survey e quindi la varietà dei rispondenti alla survey, quella era appunto una, come abbiamo detto, un'indagine esplorativa, quindi non voleva essere un tipo di studio, diciamo, da un punto di vista scientifico, ma ci è servito, diciamo, avere un inquadramento, molto, diciamo, allargato rispetto a quelle che erano un po', le tematiche che trattavamo. Poi questo si è riversato, devo dire la verità, con la call for action in un gruppo di rappresentanti, quindi noi abbiamo cercato di creare un gruppo multi-stakeholder di rappresentanti di diverse tipologie di organizzazioni che potessero proprio apportare
ognuno di loro nella loro peculiarità un valore aggiunto proprio riguardante però il tema della valutazione del welfare aziendale, quindi molto specifico come tema. Quindi in questo caso nel gruppo di lavoro che sta appunto adesso lavorando sulla redazione di queste linee guida, è un fattore in un certo senso di arricchimento provenire da diverse realtà e da diversi approcci. Questo però appunto lo stiamo vedendo nella pratica, poi vedremo nel momento in cui verranno realizzate le linee guida qual è il risultato di questo approccio. Grazie mille comunque per. Mi interessa magari tra Perché ci qualche sono molte tempo. affinità col tema della valutazione di performance, che è un pezzo di attività di valutazione della pubblica amministrazione che ha delle sintonie con il welfare. Grazie Valentina, grazie Vincenzo. Davide. Allora, Avanzi è un'organizzazione che è già stata citata, insomma, si occupa di tante cose diverse, ma essenzialmente il nostro mestiere è quello di affiancare le organizzazioni, sia pubbliche, sia private, sia for profit, sia non for profit, nell'avvio e poi nello svolgimento di percorsi che li portino verso una maggiore sostenibilità e una maggiore attraverso l'innovazione sociale. Per molti anni li abbiamo spinti a fare cose sostenibili, adesso che tutti dicono di fare cose sostenibili, ovviamente ci occupiamo anche di misurare il cambiamento che queste cose generano, no? Perdonate un po' la semplificazione. L'esperienza che oggi vi portiamo non riguarda un'impresa, ma riguarda più il mondo della finanza, in particolare il mondo degli investimenti, nel senso che i nostri committenti per questo esercizio sono degli investitori istituzionali che partecipano a dei fondi di investimenti immobiliari che hanno delle finalità di tipo sociale. Quindi siamo molto allineati con quanto diceva Cinzia nella propria introduzione, quando diceva che è interessante notare come soggetti privati, no, contribuiscano alla realizzazione di obiettivi di natura pubblica essenzialmente. E l'housing sociale a questo serve, si tratta di un'offerta residenziale rivolta a dei gruppi sociali che hanno difficoltà di accesso al libero mercato, ma che non sono eleggibili, diciamo, per le politiche dell'edilizia residenziale pubblica. Allora, nella presentazione che abbiamo preparato, abbiamo evidenziato innanzitutto un problema di tipo definitorio. In Italia e in Europa esistono molte definizioni diverse di housing sociale, su questo non ci soffermiamo per carità di patria e per mancanza di tempo, così come salto anche la parte che invece riguarda un'attività di benchmarking europeo che però ritrovate riportata nel paper e nelle presentazioni sinteticamente che poi verranno messe a disposizione. Mi soffermo invece sul caso italiano, che è quello su cui abbiamo lavorato. Non so quanti di voi sappiano come funziona l'housing sociale in Italia. Questo schema lo rappresenta, anche se abbastanza complesso, ma in buona sostanza ci sono dei denari pubblici che sono stati affidati a Cassa Depositi e Prestiti, che ha creato un fondo di fondi, quindi uno strumento finanziario abbastanza complesso, che è riuscito poi a intercettare anche capitali privati, in particolare da parte di fondazioni territoriali, sia di origine bancaria e non, e altri attori, diciamo, che hanno interesse a sostenere l'economia locale, e quindi sono stati creati svariati numerosi fondi di investimento che hanno realizzato e continuano a gestire delle iniziative di housing sociale, quindi costruiscono in buona sostanza, per semplificare, dei condomini che poi affittano a dei canoni agevolati a queste fasce di popolazione che, come dicevo prima, hanno difficoltà ad accedere al libero mercato. Qual è il punto? Che pur avendo questa politica, un obiettivo di natura sociale, no, non esiste una definizione che valorizzi il contributo, no, alla soluzione del problema che è quello dell'abitare. Davide, non ti senti? Io non ti Intervento. sento. Scusa? Ecco, sei tornato. No, dicevo, pur essendoci diversi gradienti di qualità di questi interventi, anche sotto il profilo del valore sociale che riescono a esprimere,
non esiste nessun meccanismo, non esisteva alcun meccanismo premiale che distinguesse quelli che producono tanto valore sociale rispetto a quelli che ne producono poco. Quindi su sollecitazione di Cassa Depositi e Prestiti e Investimenti noi abbiamo sviluppato una metrica che adesso vi spieghiamo e che ha come obiettivo sostanzialmente quello di misurare il valore sociale, la qualità sociale degli interventi di housing e il valore sociale che riescono a esprimere, e a questo sistema di misurazione è collegata una premialità che va in capo al gestore. Quindi diciamo il soggetto gestore è incentivato a progettare, a realizzare e a gestire dei programmi di housing sociale ad elevata qualità sociale, perché viene remunerato di più, detto in termini papali. Come funziona il sistema? Appunto, ha come obiettivo quello di misurare il valore sociale generato. Nel sistema ci sono molti output e alcuni outcome. Gli strumenti poi vi li racconto meglio, e si applica a tutto il sistema del cosiddetto del FIAD, anzi del FIS, il sistema integrato dei fondi. I momenti valutativi sono tre, e sono diciamo una valutazione che viene fatta ex ante, quindi quando il progetto è ancora sulla carta, e quindi si affianca alla decisione di investimento da parte del fondo e consente già però di attribuire a quell'iniziativa, a quel progetto, una valutazione quantitativa che va da 0 a 100 e che è divisa in quartili, e che quindi attribuisce a ciascuna iniziativa una classe, l'appartenenza ad una classe di rating, che può essere bronzo, argento, oro e platino. Questa stessa valutazione, più o meno negli stessi termini, viene ripetuta dopo che l'iniziativa è stata realizzata e gli alloggi sono stati assegnati. E questa ripetizione, che chiamiamo in itinere, si spiega perché abbiamo la necessità di verificare che quanto è stato promesso in sede progettuale sia stato effettivamente realizzato poi nella fase esecutiva del progetto. E questo eventuale ricalcolo del rating arriva a confermare o a modificare l'appartenenza alla classe di rating. Come dicevo, già da questo momento l'attribuzione del rating bronze, silver, gold o platinum fa scattare il meccanismo di quella che viene chiamata la social performance fee, quindi una remunerazione addizionale in capo al gestore da parte degli investitori, che in qualche modo premia la qualità sociale dell'intervento. Però noi sappiamo che progettazioni ben fatte possono produrre anche esiti non così positivi come quelli attesi, e quindi noi ripetiamo una valutazione anche una volta che l'intervento è entrato a regime. Chiamiamo questa terza valutazione ex post o di monitoraggio, ed è diversa dalla prima perché non misura più solo, diciamo, le performance dell'hardware, quindi delle caratteristiche strutturali dell'offerta abitativa e del contesto in cui l'intervento si inserisce, ma va a sollecitare gli stakeholder, quindi con delle interviste e delle survey presso gli inquilini e presso il gestore sociale, che è quel soggetto che si occupa di tutta la parte soft, no, della creazione e del mantenimento di una comunità coesa all'interno di questi interventi, e quindi andiamo a verificare quali sono effettivamente gli effetti sulla coesione della comunità abitativa una volta che è entrata a regime. Quindi questo monitoraggio viene fatto periodicamente, ogni anno per i primi anni e poi successivamente ogni 2-3 anni, e può aggiungere o togliere, no, punti alla valutazione attribuita all'inizio. La slide successiva mostra quali sono i criteri che noi adottiamo, e quindi nella valutazione ex ante vedete ci sono 6 ambiti di valutazione, che sono la sostenibilità ambientale, il contesto diciamo urbano, la qualità sociale della progettazione architettonica, l'offerta abitativa
il mix sociale, la mixité sociale e funzionale. Io forse devi chiudere tu l'audio perché si sente l'eco, per favore. Devi chiudere l'audio. No, il microfono, scusa. E da ultimo la qualità del progetto di gestione sociale. Poi vedete che ciascuno di questi ambiti che ha un peso relativo rispetto agli altri è articolato in criteri che a propria volta hanno un peso relativo l'uno rispetto all'altro, e poi c'è un terzo livello che qui non abbiamo sgranato, che è quello dei singoli indicatori, che sono circa un centinaio. Quindi il mix di tutte queste informazioni quantitative, per lo più, che vengono fornite dal progettista o dal gestore sociale, vengono immessi in un sistema web-based, che ha un algoritmo che applicando questi pesi attribuisce, no, calcola il punteggio in centesimi e poi lo riconosce al gestore. Ora, questa metodologia è stata applicata negli ultimi 3-4 anni ormai a quasi tutte le iniziative di housing sociale nel nostro paese. Ormai abbiamo monitorato quasi un centinaio di progetti, e adesso Giulia, nel tempo che ci rimane, vi racconta di alcune evidenze che abbiamo raccolto e che ci danno già delle indicazioni sugli effetti sociali di queste politiche e di queste pratiche. Ok, mi sentite? Sì? Sì. Allora, molto velocemente, non voglio rubare troppo tempo, ma come diceva Davide, appunto le iniziative valutate ad oggi sono circa un centinaio, di cui appunto nel 2020 sono state valutate in fase di, diciamo, di gestione a regime, quindi l'ultima fase, quella che abbiamo anche nominato monitoraggio, sono state 31 le iniziative. Quindi di queste adesso vi faccio un breve un po' excursus per evidenziare alcuni risultati che ci sembrano interessanti e che abbiamo potuto osservare appunto da un'analisi appunto aggregata di questi dati. Come diceva Davide, appunto la valutazione di questa terza fase, insomma, del monitoraggio include sia dati oggettivi che ci vengono forniti dai gestori sociali stessi, ma anche appunto valutazioni soggettive, e poi è stata appunto effettuata una survey a quasi circa appunto quasi 600 famiglie appunto che vivono, risiedono in quegli stabili. Dal punto di vista, allora, tre slide su molto veloce sui risultati che possiamo più rilevanti che abbiamo osservato. Dal punto di vista dell'offerta emerge un livello, per quanto riguarda l'occupancy, un alto tasso di occupazione degli alloggi che è superiore al 75%, ma diciamo che in gran parte delle volte arriva al 100%, per cui questo è un dato che ci, no, che riteniamo, valutiamo in modo assai positivo, perché appunto vuol dire che l'offerta ha incontrato appunto una domanda che era reale. L'offerta abitativa, e cioè quello che è appunto il tipo di mix, diciamo, dal punto di vista residenziale, cioè l'affitto, l'affitto a riscatto, la vendita, perché appunto queste iniziative di housing tendono a voler proporre delle iniziative in cui è molto forte il mix sociale, quindi anche il tipo di, come dire, di titolo di godimento degli alloggi deve essere differenziato. Ecco, questo aspetto è presente e risulta appunto presente in una misura molto interessante e buona anche, però la convenienza economica appunto di questa offerta risulta essere buona, e questi aspetti tra l'altro vengono anche confermati appunto nei giudizi positivi che gli abitanti hanno restituito, no, attraverso i questionari che gli abbiamo somministrato. Terzo punto riguarda il mix funzionale. Come diceva Davide, appunto le iniziative sono iniziative che prevedono sia alloggi ma anche altre funzioni. Questo è molto stimolato, diciamo, all'interno di questa politica, perché appunto si vuole andare verso iniziative e progetti che appunto rispondano ad altre esigenze oltre che quella abitativa delle persone. E quindi questo dato lo vediamo appunto presente in 14 su 28 iniziative che abbiamo appunto analizzato, circa la metà, quindi, e dove sono presenti o spazi condominiali ad uso collettivo oppure
altri spazi, diciamo, che ospitano servizi alla persona o appunto altri tipi di spazi come gli spazi commerciali. Andando avanti dal punto di vista del vissuto degli abitanti, rileviamo innanzitutto una generale soddisfazione degli abitanti rispetto alle caratteristiche degli alloggi e degli spazi comuni. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante e insomma che è stato rilevato. La qualità, diciamo, si tende a spingere molto sulla qualità sia progettuale che anche di realizzazione proprio degli edifici, e questa cosa, appunto, questo dato è stato poi anche apprezzato, no? Rileviamo un apprezzamento da parte degli abitanti. Dal punto di vista delle reti sociali, che è uno dei temi anche di questi progetti, cioè i progetti di housing sociale vogliono favorire la creazione di l'ispessimento di reti tra gli abitanti, no? Che convivono in questi condomini. Ecco, da questo punto di vista non è immediato questo il risultato che abbiamo rilevato, non è proprio immediato e non evidenzia, diciamo, come dire, un riconoscimento, un apprezzamento da parte di tutti gli abitanti. Anche è vero che il questionario, la nostra rilevazione l'abbiamo fatta nel 2020, che è in piena pandemia, e sicuramente questa cosa ha inciso anche, no, su questo tema delle relazioni tra le persone. Sempre su questo tema, però, abbiamo rilevato, ad esempio, che appunto gli abitanti delle iniziative sono molto pronti, ad esempio, si ritengono abbastanza pronti ad aiutare i propri vicini per diversi tipi di necessità, che possono essere l'aiuto dei figli, insomma, cose appunto del quotidiano, e più di quanto ritengano di poter contare sui loro vicini a loro volta. Ultima, vedo Erika e quindi capisco che devo andare in chiusura, e quindi ultimo punto sull'attivazione dei gestori, no? Qua, appunto, queste iniziative vengono gestite in modo un po' particolare, con una gestione che non è, la chiamiamo gestione sociale, proprio perché è attenta, diciamo, alle esigenze degli abitanti. Tre questioni che saltano un po' all'occhio: sul tema della morosità c'è una grande attenzione da parte dei gestori sociali nell'adottare e mettere in pratica strumenti di prevenzione e trattamento del fenomeno. C'è anche una buona attivazione dei gestori su tutto il tema della buona convivenza, no? Quindi attraverso la sensibilizzazione sulle regole, la mediazione dei conflitti, e questo dato è anche confermato appunto dagli abitanti stessi, che dichiarano che mediamente appunto le relazioni di convivenza con i propri vicini è buona. E poi c'è un terzo punto che riguarda prossimità, che rileva appunto un impegno piuttosto diffuso dei gestori nel favorire forme di comunicazione, trovare forme di comunicazione con gli abitanti e promuovere anche iniziative di comunità. Ultimissima, giuro, questa è l'ultima, questa slide ci dimostra che c'è una correlazione positiva tra i giudizi che appunto sono stati espressi dagli abitanti relativamente al criterio di soddisfazione rispetto alla casa e alla qualità degli alloggi, e il punteggio che appunto quelle iniziative hanno ottenuto in fase di ex ante in itinere. E questo, diciamo, è una buona notizia per noi, perché chiaramente in qualche misura rappresenta anche un po' una conferma. Grazie. Una domanda flash per Davide e Giulia, oltre a vari commenti che mi tengo per dopo. Se ho capito bene, quindi il rating sociale non agisce sull'ammissibilità o meno delle iniziative, ma solo su quella fee accessoria, corretto? Corretto. Grazie. Perché la legge sostanzialmente definisce housing sociale quel tipo di offerta abitativa che si rivolge a quella fascia sociale. Bene, è venuto il turno del nostro storico socio Renato Shainian, nonché ex segretario generale di Camere di Commercio, nonché primo a mandare il paper a fine agosto in questo panel, per cui buon ultimo, Renato, a te la parola. La mia riflessione è sulla valutazione di impatto per la responsabilità sociale di impresa. E quindi, siccome io sono di formazione economica, sebbene
prendo, diciamo, mi interesso anche di qualche aspetto sociale o ambientale, ma lo vedo sempre da un punto di vista economico e quindi, diciamo, è impostata la mia relazione su questo, su queste riflessioni. Allora, giusto per fare un richiamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, allora ripresa si intende ripresa economica, ma a partire dalla crisi del 2008 e quindi non solo per l'intervento del Covid, ecco, perché noi in Italia in realtà non cresciamo dal 2008, non dal 2020. Ecco, e poi la resilienza, che appunto è un concetto che riguarda da una parte la resistenza alle avversità e dall'altra l'adattamento alle nuove esigenze, diciamo, del contesto. Questo vale per tutti gli operatori, sia pubblici che privati, e per i privati non profit e for profit, e io mi occuperò in particolare di quelli for profit, cioè per le imprese. Ecco, lo sviluppo, la resilienza, allora l'adattamento attuale è quello allo sviluppo sostenibile e quindi che prende in esame le tre dimensioni, mentre fino ad ora, sì, fino a qualche tempo fa, le imprese avevano presente solo la dimensione economica. Ecco, allora andiamo avanti. La finanza, aspetti che qua, no, mi sono... Dall'altra parte, ecco. La finanza sostenibile. Ecco, in pratica la problematica delle imprese è quella della finanza sostenibile. Fino a poco tempo fa c'era soltanto la finanza intesa come materia economica, e invece adesso la finanza, nel momento in cui considera qualche altro obiettivo rispetto a quello economico, che può essere di natura sociale o ambientale, ecco che diventa finanza sostenibile. Il secondo obiettivo, però, ecco la maggiore differenza. Il secondo obiettivo deve comunque non compromettere quello economico. Naturalmente non c'è più la massimizzazione del profitto, ma c'è un equo rendimento dell'investimento che però, diciamo, non, come possiamo dire, è condizione di sopravvivenza dell'impresa nel lungo termine. Ecco, gli obiettivi sociali e ambientali, quindi, oltre a considerare l'elemento economico, si spaziano in tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, ma in rapporto alla particolare attività dell'impresa. E allora la valutazione dell'impatto deve giudicare l'intensità di questi obiettivi raggiunti dall'impresa, ma non solo nell'ambito dell'impresa, ma nell'ambito di tutti i suoi stakeholder e del contesto generale in cui opera. E pertanto occorre un percorso di valutazione integrata. Ecco, i principali riferimenti normativi, dato che appunto questa è una valutazione nuova, ecco, in realtà il legislatore in varie forme e in vari modi ha pensato in qualche maniera di regolarizzare questa doppia faccia del
appunto, anzi questa tripla faccia dell'interesse economico, sociale ed ambientale. E allora, diciamo, si sono svolti nel corso del tempo alcuni interventi normativi per la costituzione, per l'istituzione di un'impresa sociale, per la società benefit, che però, diciamo, queste unità, diciamo, economiche in realtà sono ancora abbastanza limitate, perché si limitano a circa un migliaio, diciamo, di unità rispetto ai quasi 4 milioni e mezzo di imprese. E allora, per tutte le imprese, diciamo, che non sono imprese sociali o società benefit, ecco, diciamo, è stata introdotta la dichiarazione non finanziaria. Questa dichiarazione non finanziaria è obbligatoria per le società quotate in borsa e per altri enti di una certa dimensione, e riguarda i temi non finanziari che però, diciamo, sono stati interessati dall'attività dell'impresa. È da notare che, diciamo, si sta ampliando sempre di più l'obbligatorietà di questa dichiarazione non finanziaria attuale, annuale, e in più, diciamo, come possiamo dire, non è obbligatoria, ma è raccomandata a tutte le altre imprese, e ci sono anche delle semplificazioni per le piccole e medie imprese che volessero aderire a questa dichiarazione. Ecco, è da tenere presente che poi questa dichiarazione è in pratica divenuta volontaria da tante istituzioni come i fondi comuni, banche, assicurazioni, che sentono sempre di più l'esigenza di far vedere, oltre ai diversi risultati economici, anche quelli di natura sociale ed ambientale. E poi abbiamo il codice di Corporate Governance 2020, che è stato istituito dalla Borsa Italiana, che è l'ente di gestione della Borsa Valori, e che è, diciamo, stato raccomandato a tutte le società quotate, in cui si raccomandano alla governance, cioè soprattutto ai consigli di amministrazione e all'alta dirigenza, di uniformarsi a certe norme di comportamento. Poi l'adesione volontaria, abbiamo detto, le regole UE, perché la comunità europea sta piano piano indicando dei criteri e dei principi di tassonomia proprio per classificare queste attività di carattere sociale ed ambientale, per fare in maniera che, diciamo, dopo non ci sia il famoso greenwashing. Renato, 10 minuti. Sì. E in più i principi di reporting sociale ed ambientale, che già esistono, ma sono principi per lo più dettati da, organizzazioni internazionali, che però non sono confrontabili tra loro, e, diciamo, quindi hanno importanza, ma relativa per una valutazione complessiva. Ecco, vado avanti. Allora, ecco, la valutazione integrata, quindi, se riguarda diversi aspetti, deve essere integrata, e i risultati economici, allora aziendali, vanno integrati con quelli
economici, sociali e ambientali che si verificano fuori dall'azienda, sempre per effetto dell'attività dell'azienda. E quindi si ha una creazione di valore d'impresa che riguarda tutto il capitale, cioè economico, umano, sociale e naturale. Ecco, sorvolo sugli esempi, ecco, la misurazione. Allora, abbiamo la misurazione quale quantitativa, che è una valutazione di tutti gli aspetti più o meno ponderati e più o meno assimilabili. Però è possibile, nei limiti ovviamente, di trasformare certi elementi qualitativi o quantitativi di natura diversa in valori monetari, creare proprio una valutazione del valore economico che unisce a quello economico aziendale anche i valori economici, sociali e ambientali. Il metodo finanziario è sempre quello valido per i valori finanziari, quelli di natura economica, che però vengono quantificati o stimati per gli effetti futuri a lungo termine anche per diciamo gli altri aspetti. Lo SROI, il Social Return on Investment, non fa altro che allora vedere l'investimento, metterlo a confronto col discounted cash flow e a questo punto poi in rapporto ai costi iniziali vedere quale può essere il rendimento, in questo caso non solo economico, ma che presenta anche effetti sociali e ambientali. L'ultimo, l'esperimento che ho fatto assieme a un professore dell'Università di Udine è stato quello per il Fondo Gorizia. C'è stata commissionata una ricerca per vedere l'impatto degli interventi del Fondo Gorizia sull'economia provinciale della provincia di Gorizia. Il Fondo Gorizia è uno strumento di credito agevolato e anche di interventi, diciamo, per rivitalizzare l'economia di confine, che è stato prolungato nel 70 e nell'80, che però ancora adesso esiste grazie a un credito di rotazione in cui le imprese che aderiscono, va bene, ricevono un credito agevolato che però poi restituiscono, e di conseguenza il credito continua ancora oggi a essere attuato. Come diceva la nostra coordinatrice Cinzia Lombardo, qui siamo la valutazione, noi l'abbiamo fatta sul valore creato dall'intervento del fondo, che ovviamente è pubblico, però ci siamo basati su una valutazione delle imprese che hanno beneficiato del contributo pubblico e che a loro volta hanno creato la diffusione del valore aggiunto anche in altri ambiti dell'economia locale, come è appunto le catene produttive delle imprese beneficiarie e il moltiplicatore poi che si è determinato nell'economia in base all'aumento dei redditi prodotti sempre dalle imprese beneficiarie e dalle catene indotte da questi. Ecco, alla fine il valore può essere negativo o positivo e quindi è tutto basato sull'effetto creato
nei bilanci delle imprese beneficiarie. Se questo è positivo, automaticamente espande il valore a macchia d'olio alle catene, diciamo, logistiche e all'economia in generale. Se questo però valore dell'intervento è negativo nell'ambito del valore aggiunto delle imprese beneficiarie, al contrario si ha una maggiore espansione, diciamo, degli effetti negativi. E di conseguenza questo lega un po' gli effetti dell'intervento pubblico osservato però dal punto di vista delle imprese beneficiarie private e degli effetti che hanno prodotto nell'economia generale. Ho sentito. Dunque, le mie osservazioni proprio sono dei flash relativamente a quello che ho sentito. Per quanto riguarda il paper di Simona Fortunati sul ruolo della CSR, li dico tutti in fila e poi dopo vediamo com'è. Il ruolo della CSR per lo sviluppo territoriale, quello che manca un po', cioè, allora, anche relativamente un po' all'excursus normativo di riferimenti che ci ha fatto adesso Renato Scegnan, ci sono molte iniziative che promuovono la corporate social responsibility, diciamo che serve per lo sviluppo del territorio, però questo collegamento non è chiarissimo, cioè cos'è, siamo davvero sicuri che la social responsibility serva allo sviluppo del territorio? Speriamo di sì, ma quali sono le dinamiche, quali sono i meccanismi di impatto, quali sono anche i limiti di questo rapporto? Non è chiarissimo, non molto nel paper o nella presentazione che ho sentito, ma in generale, insomma, secondo me su questo ci auspichiamo tutti che sia così, cioè che dare delle regole alle imprese perché siamo più equi, più sostenibili e più giuste, più, diciamo, tutelatrici dell'ambiente ambientale e sociale, sia una cosa corretta, però forse dobbiamo fare un passo in più e capire veramente quali sono le dinamiche e il contributo che le imprese danno, imprese di un certo grado, di un certo livello, di una certa responsabilità, possono offrire al territorio. Questo pezzo, secondo me, dobbiamo ragionarci ancora di più. Per quanto riguarda il contributo di Valentina Rangella, ringrazio Valentina per aver fatto una presentazione di Social Value Italia quando ero presidente anch'io di AIVE. Negli anni scorsi abbiamo iniziato un dialogo con Social Value perché evidentemente sono entrambi AIVE e Social Value due associazioni che si occupano un po' della stessa cosa, insomma, di promuovere, citando Cinzia Lombardo, la cultura della valutazione, sebbene in ambiti, in settori un po' diversi. Io credo che dobbiamo parlare molto tra le due associazioni, e una delle ragioni per cui ho invitato Valentina e anche Davide è anche questo motivo, perché diciamo i settori sono un po' diversi, nel senso che AIVE si è sempre più occupata di politiche pubbliche, esiste da molti più anni evidentemente, Social Value è un'associazione più giovane però in espansione, che si occupa di più di questo mondo un po' ad AIVE sconosciuto, che è quello del più che del terzo settore, del privato profit e non profit. Ora, secondo me, la riflessione che butto veramente in modo molto brutale qua è che credo che Social Value stia facendo un buon lavoro nel ricordare un po' il punto della questione, che è questo dei risultati di medio-lungo periodo, no? Di che cosa succede una volta che hai messo in campo delle politiche, delle iniziative e quindi, insomma, con la parola dell'impatto, che ha, diciamo, sponsorizzato molto bene, che ricorda, no? Come un campanello d'allarme, sì, tutto bello, ma poi che cosa succede di buono nel mondo una volta fatte queste cose. Nello stesso tempo credo che il dibattito sanguinoso dentro AIVE sugli aspetti metodologici possa essere utile anche a Social Value, perché il fatto che per 20 anni ci siamo scannati sui temi delle metodologie per arrivare alla fine a pacificarci e dire vabbè, promuoviamo il pluralismo metodologico perché altrimenti un po' non se ne esce, un po' soprattutto sono le condizioni del contesto e di opportunità che guidano la metodologia, non il resto,
Credo che sia, insomma, spero che non ci siamo scannati per niente, che possa, diciamo, essere un gradino di riflessione utile anche per voi. Lo dico per lo SRO, Davide sa che io ho qualche problema con questo strumento, che però è potente, no? Dà dei contributi evidentemente di riferimento, di concettuali importanti. Dobbiamo trovare il modo di problematizzare il giusto e bene questi elementi per, diciamo, per fare un passo avanti tutti in una logica che credo che sia comune. Ora, al di là di Social Value, di SROI, il contributo di Valentina è interessante perché fa un affondo, no? Questa riflessione su una politica delle aziende. Questo è proprio un caso di una politica di un'azienda che un po' viene valutata, forse non abbastanza, però ci sono già molte iniziative ed è un esempio di quello che si può fare, no? Prendere una cosa che è comune alle aziende e affrontarla con un'ottica valutativa che può migliorare anche il modo in cui si pensa al welfare aziendale. E penso sia interessante. Poi il tema di un terzo aspetto, il tema dell'housing sociale. A me piace molto questo caso perché è un caso di valutazione di una politica e non ce ne sono poi così tanti alla fine. E soprattutto un caso di valutazione di una politica dopo che è stata decisa, cioè una volta che è stata passata la fase decisionale e si entra nell'implementazione, nella costruzione, no? Questa è una realtà. E io penso, insomma, che sia un buon caso da prendere un po' a esempio per quello che bisognerebbe fare. Poi, ovviamente, a livello tecnico se ne potrebbe discutere nel merito, insomma, però credo che sia peculiare, no? Il fatto di mettersi a ragionare e a trovare anche i meccanismi di vantaggio reciproci per discutere delle politiche, non soltanto al momento pre, se vale la pena o no portare avanti una decisione, ma cosa succede nel durante? Io poi sono una fanatica della teoria dell'implementazione, quindi mi piace molto. Infine, per quanto riguarda il paper di Renato, la mia notazione è questa qua. Tu, Renato, ci hai parlato delle varie iniziative che vengono fatte per orientare le attività delle imprese. Il fondo Gorizia, le politiche delle imprese, il fondo Gorizia è una politica pubblica per le imprese e sono credo due cose liminari. Infatti il sistema di valutazione che hai presentato riguarda l'impatto economico sulle imprese no? E trascura invece gli aspetti sociali e ambientali. Sarebbe forse importante aggiungere anche questo pezzo, visto che l'hai presentato all'inizio come quadro di riferimento. Infine, spero di non portare via più tempo, però vorrei concludere con questa riflessione. Riprendo quello che diceva Cinzia, mi sembra che ci sia ancora molto da imparare su questo tema di valutazione di imprese, perché abbiamo qualche pratica, ne potevamo trovare evidentemente molte altre, però no, non ne abbiamo poi moltissime e credo che sia veramente un compito, anche un po' un dovere sociale di tirare dentro le imprese del mondo del terzo settore, le imprese profit in questo ragionamento sulla valutazione. Potrebbe esserci le mie proposte che vi faccio, insomma, faccio a tutti voi che state ascoltando, sono due. Da una parte valutare, ovviamente rimaniamo in contatto, continuiamo a discuterne, ma valutiamo anche l'opportunità di creare, se vogliamo, un gruppo di lavoro interno ad AIV su questo tema. Non esiste, potremmo farlo. Seconda cosa, perché mi metto il cappello di redazione Rassegna Italiana di Valutazione, forse potremmo anche promuovere un numero della rivista su questo tema per i prossimi mesi, in modo da, insomma, da continuare il dibattito su questo tema, perché è pochissimo trattato, anche a livello scientifico, accademico, non solo di prassi. E qui concludo. In realtà, Erika, hai detto molte delle cose che mi ero segnata, quindi mentalmente depennavo, siamo allineate in tutto. Raccolgo questo invito a proseguire il dibattito e sicuramente i canali che hai indicato mi sembrano molto, molto sensati. Forse l'unica cosa che appunto mi rimaneva tra quelle che mi ero annotata è che mi sembra che sia tutta l'operazione di rating sociale che anche i metodi indicati da Renato Shainian possano veramente essere
di grande aiuto nella fase di implementazione. Hai ragione, Erika, io penso alla fase di selezione delle iniziative, quindi quella parte di valutazione che noi solitamente non consideriamo valutazione della politica, la selezione di iniziative meritevoli di finanziamento, che è lasciata appunto alle amministrazioni pubbliche, a fondi pubblici. Allora io credo che queste procedure di selezione possano davvero essere arricchite e debbano necessariamente di questi tempi essere arricchite da contributi di questo tipo, cioè contributi che portano dentro i meccanismi di selezione e di valutazione, intesa in questo senso, le dimensioni dell'impatto ambientale. Credo ci sia un grande bisogno di questo, e quindi mi sembrano particolarmente interessanti. Ora sono andata per flash, però appunto possiamo approfondire nelle puntate successive questo binario, se vi sembra di interesse. Piacerebbe sentire appunto le osservazioni. Valeria si è chiesto la parola, per cui le darei la parola. Eccola. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie per questo panel molto interessante. Io devio dalla cooperazione allo sviluppo alle imprese, in realtà anche per motivi di ricerca mi sto occupando di imprese e di responsabilità sociale di impresa, ma di imprese promosse da imprenditori migranti. E quindi diciamo qua la questione sposta l'asse su un altro terreno completamente, e di qui anche un po' il mio disorientamento. Cioè, quando si parla di responsabilità sociali d'impresa, e come emerso anche dalle diciamo presentazioni che ho ascoltato con molto interesse, si parla sempre di intanto una dimensione per lo più interna della responsabilità sociale d'impresa, come ha ricordato anche Erika, ma di imprese grandi. E allora, quando riflettiamo sull'impatto sociale, quindi sull'impatto nella comunità, in realtà se noi pensiamo che il panorama delle imprese italiane è formato per il 99% e più da piccole micro imprese, e allora forse sarebbe il caso di spostare l'attenzione sempre pensando al tema della responsabilità sociale d'impresa sulle piccole microimprese, perché il timore che io ho è che vi sia un assumption di base che il tema della responsabilità, più che della CSR, ecco, voglio detecnicizzare questo termine, il tema dell'impegno per il bene comune, l'assumption è che riguardi soltanto i grandi, invece questo non è vero. E quando, come almeno quello che emerge dalla mia ricerca su queste non micro, ancora più micro imprese di migranti, quindi insomma io veramente faccio così, insomma spero di leggere in futuro, o chiedo insomma di condividere con me delle letteratura che mi parlino dell'impatto, o che di lavori che hanno trattato questo aspetto, l'impatto sociale delle piccole micro imprese sul territorio, perché diciamo proprio ragionando sulla nozione di impatto sociale, è chiaro che quante più imprese noi analizziamo, tanto maggiore è naturalmente la forza di questo impatto. Ecco, questa era un po' la mia osservazione. Grazie. Grazie Valeria. Io poi vorrei anche approfondire il tema dell'impatto sociale di tutto l'home delivery che si è scatenato, soprattutto per riferimento ai migranti, che sono il grosso della manodopera. In questi anni, ma poi ne parliamo, ci scriviamo qualcosa. Davide, prego. Grazie Erika. Due commenti su quanto hai detto. Il primo sul rating and housing sociale, anche tu hai definito una valutazione di una politica pubblica. Secondo me questo è un caso di eterogenesi dei fini, perché può darsi anche che oggi lo sia, ma non è nato con questo obiettivo. In realtà non è stato il governo a chiedere una valutazione della politica sull'housing sociale, sono stati gli investitori che hanno chiesto un sistema di valutazione comparativa.
che consentisse loro di capire se investire un euro nell'iniziativa A o nell'iniziativa B avrebbe prodotto più o meno valore sociale. E anche il meccanismo che è stato adottato per valorizzare questa metrica, che è questa, appunto, questa social performance fee, è un sistema di incentivi tutto privato per spingere gli sviluppatori a fare cose che producono più valore sociale. Paradossalmente al decisore pubblico di tutta questa cosa non interessa nulla. L'unica cosa che il regolatore è interessato a sapere è quante abitazioni sono state create, sono state costruite, no? Che poi queste siano belle, brutte, apprezzate, non apprezzate, abbiano creato comunità o meno. Ma io non lo voglio credere, per quello che continuo a dire. Non lo hanno mai chiesto, no? Invece questa cosa interessa all'investitore privato, perché? Perché l'investitore privato vede la correlazione tra il valore sociale e il valore economico, perché una casa bella in cui gli abitanti sono contenti, c'è una comunità coesa, rende di più perché hai tassi di morosità più basse, hai una tutela del bene immobiliare che è più alta e quindi incrementi anche il valore economico. Quindi tutta questa cosa è molto legata al fatto che il valore sociale è correlato positivamente al valore economico e quindi l'attore finanziario che intuisce questa correlazione ma la vuole vedere misurata e quantificata è molto incentivato come dire, a valutarla, appunto. Il secondo commento invece è sul tema della CSR, che è un tema che su cui diciamo oggi non mi sono occupato, ma è un tema di cui mi sono occupato per una ventina d'anni. Allora, non dimentichiamoci che il concetto stesso di responsabilità sociale di impresa, per come lo ha concepito la Commissione europea all'inizio degli anni 2000, era nato come strumento di incentivo alle imprese a fare cose buone, no? Ma la proposizione è sempre stata: care imprese, fate bene andando anche oltre il dettato della norma di legge, perché questo vi conviene. Per decenni il problema è stato il business case della responsabilità sociale, cioè come dimostrare che comportarsi bene produceva anche valore economico. Non è mai stato quanto valore sociale si genera per la collettività. Cioè nel dibattito sulla responsabilità sociale dell'impresa la questione è sempre stata come internalizzare le esternalità sociali positive che l'attività di impresa genera sulla comunità. No, non è mai stato il contrario. Quindi domandarsi oggi, che domanda perfettamente legittima peraltro, qual è l'impatto sociale positivo delle imprese, è una domanda che non trova risposta nella teoria sulla responsabilità sociale di impresa, perché quel concetto è nato con obiettivi esattamente opposti. Grazie Davide. Grazie di queste precisazioni. Altri commenti? Abbiamo ancora qualche minuto. Se posso, qualcosa in più, che chiaramente nello spazio, diciamo, della relazione non sono stato in grado di mettere in evidenza, ecco. In realtà, ecco, come possiamo dire, l'ottica dell'impresa nel momento in cui fa qualcosa di economico che abbia però anche un interesse sociale, in realtà trova la maniera di quantificarlo nel momento in cui e questa è una cosa che appunto dovrebbe essere più valorizzata anche sotto gli aspetti contabili. In realtà il bilancio di una qualsiasi impresa, va bene, la struttura è, cioè le singole voci che compongono il conto economico di un'impresa, come possiamo dire, sono già definite nel codice civile. Però il codice civile non parla di valore aggiunto.
In realtà però il valore aggiunto aziendale, cioè quello che dà l'impresa, è in realtà facilmente diciamo elaborabile dalle diverse voci di bilancio, quelle già previste. Pertanto, leggendo un qualsiasi bilancio di un'impresa, opportunamente elaborato, ma come dico facilmente elaborato, si può arrivare a calcolare il valore aggiunto che questa impresa crea. Il valore aggiunto che l'impresa crea è dato dal non solo dalla remunerazione degli azionisti, non solo dalla remunerazione dei prestatori di denaro e quindi in pratica dalle banche, non solo da norme relative all'ammortamento del capitale investito, ma è dato anche dal valore che l'impresa dà ai dipendenti e alle altre eventuali attività ambientali o sociali che l'impresa intendesse fare. Ecco che in questo modo in realtà c'è la possibilità di quantificare sotto l'aspetto monetario quello, il valore aggiunto che si crea, che non è solo economico ma è anche in parte sociale ed ambientale, che si crea per effetto dell'attività di impresa in generale. Ecco. E questa è una cosa, diciamo, che non viene messa abbastanza in evidenza, a mio giudizio, e che quindi frena o perlomeno porta alla valutazione, diciamo, di aspetti diversi che ovviamente ci sono, perché chiaramente gli aspetti qualitativi e gli aspetti diciamo quantitativi non monetari ci sono tutti, cioè non sono inseriti nel bilancio, però diciamo perlomeno quelli che hanno un riflesso monetario, ecco, possono essere presi in considerazione. Grazie Renato. Altri commenti? Vincenzo? Parli, muovi la bocca, ma non il microfono è spento. Devi spingere sul microfono. Non ti sentiamo, Vincenzo. Sì, ecco. Allora, no, io prima avevo già fatto un commento e in genere, insomma, su questo tipo di sessione, a cui purtroppo qui colpa mia per i mille impegni non ho potuto, nonostante ci fosse Erika che lo coordinava, collegarmi in via, diciamo, di costruzione dei vostri interventi o magari anche di un mio. Io chiederei alle persone con cui ho parlato prima, che hanno fatto quella ricerca, se fosse mai possibile avere un collegamento, come si diceva, a livello di gruppo tematico valutazione della performance, nel caso nostro nella PA, perché molte esperienze abbiamo dato, per esempio ieri, due riconoscimenti di buone pratiche proprio su Roma, su due enti che hanno investito per ben almeno 5-6 anni aziende sanitarie, ma ho visto che c'era anche la Cattolica, c'era comunque anche nel quel slide ha fatto vedere la dottoressa Langella, c'erano istituzioni vicine al mondo dell'organizzazione pubblica e quindi
anche l'università, anche un ente locale si presta a una valutazione. Infatti la domanda che mi verrebbe da fare: quali strumenti usate? Cioè voi come rilevatori dell'apporto individuale, per esempio, alla produttività, quindi l'impegno nel raggiungere gli obiettivi dei team, come li rilevate? Facendo un'autovalutazione oppure una misurazione di una formula più o meno astrusa, oppure dei giudizi completamente discrezionali? Perché noi nella sanità su questo ci siamo fatti veramente una grossa esperienza, abbiamo dedotto, insomma, che le valutazioni discrezionali non possono essere portate a misura numerica, ma semmai a un qualitativo sì o un qualitativo no. Mentre viceversa, se sono pesature di impegni che hanno un corrispondente valore attribuito dagli attori, non a fine valutazione, ma addirittura, e questo è il passaggio intrigante, condividendo prima lo strumento per la misura, quindi dando a ciascuno la libertà o l'impegno, e quindi anche il peso, se si vuole, di andare a condividere lo strumento, che anche se fosse quindi a quel punto parzialmente, cioè semi-quantitativo, però è gratificante perché è gestito dal basso. Questo è un po'. Allora, forse può rispondere Valentina, però Vincenzo, è chiaro. Questa ricerca riguardava la valutazione dei sistemi di welfare aziendale. Lo so. Sì, però è il privato pubblico, il nostro è un sistema di welfare. Ma varrebbe la pena fare un po' di confronti, perché ci sono... Si tentò di farlo la volta a Milano con la società, ti ricordi? Sì, sì. E per me è stato utile, anche ne abbiamo parlato nel nostro mondo, perché sono due mondi molto diversi, però possono fare... Per ragioni loro legittime, operazioni di benchmark, anche senza dire si fa le stesse cose, anzi si capisce da quello che fa un mondo come quella cosa si possa applicare, ma solo per alcune peculiarità. Cioè, che poi ho visto nell'elenco c'erano anche la CGIL, quindi c'erano anche i sindacati. È molto importante il fatto che anche il sindacato non faccia più l'equalizzatore di mestiere, ma debba valorizzare, appunto, magari accettare una valorizzazione ex ante che poi può essere controllata anche ex post, perché è chiaro, se no gli opportunismi si sprecano. E su questo sarebbe bello, mi piacerebbe lavorarci, insomma, ecco, grazie. Grazie Erika ancora. Gli assist da playmaker ti fanno onore, danno misura della tua amicizia. Ti ringrazio. Valentina. Sì, grazie. No, rispondo appunto anche ringraziandovi, perché appunto il confronto in social value è sempre gradito, nel senso che noi siamo nati proprio per cercare di confrontarci. Quindi innanzitutto raccolgo, ed Erika ricordo che comunque appunto i rapporti tra social value e Hive sono storici per la nostra dimensione comunque limitata, quindi assolutamente benvengano a ulteriori occasioni e di confronto, e come abbiamo visto anche oggi continua anche il confronto riguardo le metodologie, gli strumenti e le diverse metriche di valutazione, sia l'impatto che invece di dimensioni economiche e quindi anche sociali. Quindi assolutamente siamo a disposizione, anche dottor Lorenzini, per confrontarci in maniera più approfondita rispetto alle sue suggestioni, nel senso che comunque è assolutamente benvenuta come supporto. Quindi teniamoci in contatto, sia Erika con Hive, sia stesso col dottor Lorenzini, e stay tuned, diciamo. Grazie. No, anche perché è vero quello che dice Vincenzo, le occasioni di discussione tra pubblico e privato sono poche, cioè è molto settoriale questi due ambiti. Sì, esattamente. E invece noi
Siamo portatori di questo. Esatto. Cinzia. Io torno su, quello che diceva prima Davide, di questo interesse degli investitori a sapere se l'iniziativa A è più, diciamo, profittevole per loro dell'iniziativa B, e dico che mi piacerebbe che noi aiutassimo la pubblica amministrazione ad avere questo stesso, questa stessa energia, la chiamo così, perché è chiaro che anche la pubblica amministrazione, no, ha lo stesso desiderio di indirizzare i soldi verso iniziative più meritevoli, però mi domando di nuovo se sui meccanismi appunto di premialità e di selezione ci sia, non si possa appunto avere maggiore energia, anche investire maggiormente, perché è chiaro che a volte le pubbliche amministrazioni da sole non ce la fanno, no? Quindi torno su questo, perché Davide mi ha ridato lo sprint con questa precisazione, con la sua precisazione, no? Mi sembrano tutti, tornando alla panoramica degli interventi, mi sembrano tutti spunti molto interessanti e che secondo me mostrano come ci sia appunto un lavoro di fertilizzazione da fare. Mi fa molto piacere, sinceramente, lo ripeto anche a valle del nostro incontro, mi fa piacere che insomma ci si parli, e insomma mi sembra che ci sia spazio per continuare a farlo, troveremo forme e modi.